Ciao a tutti ragazzi, qui Xavian e bentornati su Dark Souls 3. Ebbene, ci ritroviamo di nuovo verso la zona degli archivi centrali. Subito dopo l'ascensore. E devo essere sincero, ho come l'impressione che ci ritroveremo ad affrontare qualche cosa qui. Cioè, non so perché, ma ho questo sospetto. L'area è abbastanza grande. C'è lo spazio per un boss, va. Allora, sto girando un po' qui, effettivamente. Non ho fatto nulla di che off camera, anzi non ho fatto proprio nulla, è diversa la cosa. Ho soltanto potenziato la fiaschetta Estus con la scheggia d'osso di non morto, che mi ero totalmente dimenticato di utilizzare effettivamente nello scorso episodio. Cosa che poteva probabilmente aiutarmi molto, e lì sopra c'è un'altra scalinata. È quella che sembra una torre protetta anche da un paio di cosi. Beh, andiamo a vedere un pochettino di che cosa si tratta, la curiosità è tanta, no? Prima di proseguire verso quella che sembrerebbe una zona da boss. Anche se in generale questa zona è sempre molto interessante. Non ci sono oggetti nascosti o roba del genere. Qui si può andare anche di qua. Boh. Vabbè, sembra un'area abbastanza tranquilla di essere. A parte... Ecco, sì, loro. Ah, a 3 a 3 scendete. I cavalieri alati. Via, 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 via. Va bene. Ah, già, c'è le ali. Ah, dai, un altro colpetto. Perfetto. E me ne è sistemato 17.000 anime. Wow. Se questi respawnano, ho trovato un punto di farming piuttosto interessante. Non c'è che dire. Attenzione, si avvicina. Silenzioso. Molto silenzioso. E riesce questa volta il backstab. Nice. Voilà. Oh oh. Si attacca un po' antipalio, però. Perché ha dato al solito quel caspita di calcio che può uccidere me più che loro. Ok, adesso la fiaschetta mi sembra un po' meglio effettivamente. Oh. Mamma mia che wombo combo che voleva fare questo tizio. Calmati. No. Ok, bene. Wait, what? È sceso fino a qua oppure... No, è sceso fino a qua e basta. Wow, come è combinato questo? Questo non ha un alabarda, questo ha due accette. No, no. Ok. Non so perché mi dia le spalle, però ok. Convinto lui. No. Che mobilità pazzesca, addirittura rollano. Blaze Storm! Anzi, vado per citare il buon Marogar. Bone Storm! E poi probabilmente... Alla strada di Titanite! What? Ok. Prima di scendere di qua, perché sembra che porti da qualche parte, voglio vedere cosa c'è sopra, perché avevo visto un oggetto protetto da questi tre. Però caspita, non mi potevo aspettare mai la lastra di Titanite qui. Ah, non ci sono muri visibili, no. Cioè, vabbè, ci siamo capiti. Muri fasulli. Non so perché li chiamino muri invisibili. Non sono invisibili. Sono visibili, ma sono falsi. Ok, non c'è nessuno qui sopra. Che cosa c'è qui? Una scheggia d'Estus? Anello del cacciatore. Ok, vediamo un pochettino che cosa ci può offrire. Destrezza? Wow, come l'ha azzeccato. Ok. Non troppo interessante, ma... Aspetta. Ma non sono passato di lì prima. Ma certo, non si vedeva. Non sono andato dritto perché ho detto, vabbè, secondo me è una trappola o qualcosa del genere. Vediamo se mi sbaglio. Oh wow, ecco la scheggia d'Estus davvero. Non ci posso credere. Ok ragazzi, quindi prima di proseguire a questo punto, voglio andare a potenziare l'arma e... Ovviamente utilizzare quest'ultima scheggia d'Estus che ho appena trovato.
Mi chiedo se siamo arrivati al massimo per quanto riguarda le schegge, sarebbe buono da sapere effettivamente. Credo di no, giusto? Però... Ah, caspita, lì c'è... Ci sono delle protezioni, quindi mi sa che avremo a che fare con qualcosa che spara costantemente. Comunque, lo affronteremo con tutto al massimo, quindi andrò verso il falò e ci rivedremo tra poco. Va bene, rieccoci qui, ragazzi. L'arma è diventata molto più potente. Come vi ho detto adesso, il suo rapporto con la forza è arrivato a B, quindi significa che farò molto ma molto più danno. Sono arrivato a livello 100 definitivamente adesso, ho portato la forza a 46. Ok, sono soltanto dei non morti. Ne hanno di vita però. 549 danni con un colpo a questi qua. Non è male. Ovviamente sì, quelli scommetto che non sono respawnati, però vabbè, magari darò un'occhiata più tardi. Beh, dubito che dei mob del genere possano respawnare, sinceramente. Ok, non so perché questo qua gli abbia fatto 800 di danno. È perché questo qua l'ho one-shottato, però mi sta più che bene. Comunque, l'arma non posso potenziarla oltre, è arrivata a più 5. Era come immaginavo il massimo possibile per quest'arma. Ok, meglio curarmi un attimo. C'è l'intera armata qui che sta scendendo. Più un cavaliere con gli occhi rossi. Bene. Vediamo, sì, sono stato più veloce di lui. Cancellato. Non capisco perché continua a droppare frammenti di... Cioè, grandi di titanite, sinceramente. Cioè, credo che come drop sia un pochettino meh. Alla fine. Perché effettivamente, cioè, già servirebbero i pezzi, se non sbaglio, di titanite per potenziare ulteriormente. Caspita, qui cominciate ad essere tanti, eh. Oh no, pure potenziato. Ma perché questa cattiveria? Che bravo, corri per favore, così ci allontaniamo dai tuoi amichetti. E che fai? Vuoi fare il bait, eh? Volevi fare il bait. Va bene così. Vediamo se possiamo spezzare la guardia direttamente a questo, se ci prova. Oh, direttamente a terra. Atterrato e distrutto. Ecco appunto, pezzo di titanite. Ed il gioco mi ha sentito. Che stai a guardare? No. Non hai scudi tu, quindi sei più vulnerabile degli altri. Ok, adesso la situazione sicuramente è migliorata molto. Perché direi che abbatto i mob con abbastanza facilità. Sono molto contento di questo perché fino ad ora ho avuto un sacco di difficoltà per arrivare fino a qui. E qua c'è... Cos'è morto esattamente? Intanto vediamo dove ci porta questo ascensore prima di proseguire. Sono confuso onestamente. Che cosa è morto? Due pezzi di titanite e due braci così dal nulla. Cioè mi sono arrivate anche un sacco di anime tipo... 10.000, dove sono esattamente? Castello di Lothric. Voglio uscire fuori un attimo per capire dove caspita sono. Ah, l'armatura della mazza draghi. Ok. Va bene così. Ottimo, perché questo significa che c'è un falò anche abbastanza vicino. E non dobbiamo riaffrontare volendo tutti i mob che abbiamo fatto prima. Quindi significa che ci sta preparando per qualcosa. Per un altro fight. Vediamo. Inoltre, ragazzi, ho parlato con Marco Nocuso. Che mi ha dato qualche piccolo consiglio. Perché ho mandato Greyrat, il ladro, a saccheggiare Yrityl. Perché in pratica ho bisogno delle frecce ammazzadraghi. E ho guardato su internet che era lui a poterle vendere. Però effettivamente mi chiedevo, ma com'è possibile? Perché ancora non ce l'ho a disposizione? Ebbene, ho un po' avuto qualche consiglio sul da farsi, quindi magari lo faremo nel prossimo episodio. Però intanto mi sa che avremo a che fare con una bella boss battle. Oh dear, another dogged contender. Welcome, unkindled one, purloiner of cinders.
Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of Lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Oh, wow. Lorian, principe primogenito. Oh, wow, what the... non è proprio... Ah, ok. Qua gli faccio male. Bene che ha proccato un attimo il ghiaccio. Ho provato a schivare, sinceramente. Lo giuro. Ok, voglio curarmi. Non so come hai fatto a lisciarmi qui. Oh no. Wow, questi colpi che fa. Sono pazzeschi comunque. Ah, no, 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 no. Curati, curati, curati. Ok, ora si teleporta. Au. È un pochettino cheating, sinceramente. L'ho stordito. Ok. Il primo è fuori combattimento. Va bene. Fatti sotto adesso. Oh, dear brother. I'm on my way. My brother. Unyielding sword of Lothric's prince. Rise if you would. For that is our curse. Ok, devo uccidere tutte e due adesso. Fantastico. Au, 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 au. Marks our grave, but you may rest here too, if you like. Va bene. Ok. Cioè... Shottato. Dal nulla così, va bene. Oh, mamma mia. Mi sa che non sarà un fight per niente facile questo. What? Ma che ascensore ho preso? Ok. Ho trovato un'altra lastra di titanite così a random. Ma... Aspetta. Quale ascensore ho preso? È quello giusto. Wait, what? E perché va a scendere? Sono estremamente confuso, ragazzi. Onestamente. Oh no, quindi devo rifare tutta la strada. Ok. Beh, è sicuramente interessante sapere che c'è una seconda lastra di titanite, quindi questo vuol dire che posso potenziare un'altra arma moltissimo, però... Oh no, devo rifarmi la strada, ok. Come non detto, ragazzi, speravo di poter evitare di rifare tutto, però a quanto pare nope. Via... Va bene.
Un attimo, fammi riprendere le anime, please. Grazie. Sei gentile. Allora, Mr. Lorian. Vai. No, 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 no. Peccato, volevo provare a stordirlo direttamente, però non è stato proprio fattibile. Ok, quindi fai passare anche sti colpi attraverso le colonne. Buona sapersi. Non lo sapevo. Dai. Va bene, sì, l'abbiamo capito. Quindi immagino che per evitare questi colpi conviene che io mi metta dietro qualcosa, ok. Au. No! No, please, 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 please. No, ho detto please. Ma grazie, sei stato gentile, anzi. Devi uccidermi con quel colpo. Dov'è? No! La telecamera completamente si è rifiutata di ascoltarmi. No. Volevo prepararmi una brace. Ho come l'impressione che mi servirà. Usa please. Ok. Andiamo al massimo della potenza qui. Beh, per poi farmi colpire subito dopo. Oh. Dear brother. Ma sta facendo? Ah, ok. What? Qualcuno me lo poteva anche dire, eh. Questo piccolo particolare. LOL, l'ho ucciso mentre che si teletrasportava. Mark my words. Ashen One. You remain among the accursed. Vabbè, ma intanto get good. Oh yeah. Missione compiuta, ragazzi. Tante anime per noi dopo questo fight. Però prima di andarcene, ovviamente, andiamo a controllare un po' in giro che cosa c'è. Devo ammettere che anzi come fight non è stato così difficile. È stata un po' la prima volta che mi ha preso alla sprovvista. Pure possibilmente ormai il mio personaggio è abbastanza messo bene, quindi se la cava ad affrontare questi boss così. Beh, piuttosto interessante come boss fight comunque. La domanda adesso è, dove caspita devo andare? Perché pensandoci, non è che devo fare molto. Aspetta, prima della caserma del drago c'era effettivamente un'altra strada, ma non so se è quella giusta, cioè se magari ci porta da qualche altra parte. Intanto andiamo all'altare, perché ho scoperto che in pratica bisogna consegnare ovviamente i tizzoni sui troni. Dovremmo averne quanti? 3? O 4? 1, 2, 3, 4. Quindi mi sa che li abbiamo tutti. Ah, Greyrat non è tornato, quindi sì, dobbiamo andare a trovare prima Patches. Per poter fare altro. Non c'è bisogno di riparare. Effettivamente la riparazione dell'equipaggiamento qui non l'ho ben capito come funziona. Forse quando rompi definitivamente qualcosa, allora la devi riparare da lì. Ok, vediamo. Cosa potenzia adesso con tutte ste anime? Ah, voglio portare la forza 50 se ci arrivo. Giusto per poter sbloccare un po' tutte le armi possibili. Non so, è una cosa che mi sono preimpostato qua. Quindi, offri tizione di un signore. Non so.
Questo qua potevo farlo probabilmente anche all'inizio del gioco o comunque mentre che stavamo facendo svariati boss. Però l'ho scoperto soltanto da poco. Offri tizzoni. Mamma mia, questa è quella. Lo schifoso lì che mi ha fatto saltare in aria. Certo, si vede che è una cosa che devo fare. Tipo prima. Questo chi è? I guardiani dell'abisso. Quelli qua, di 4. Qui invece chi è che c'era? Aspetta, com'è che si chiamava? Penso il tizio delle catacombe lì. Ah, Jormil il gigante. Direttamente, tu? Well, I'm Leonard, the Ringfinger. You're making quite an effort of it, so I thought you, if you yearn for a proper red eye or then kill the dog. He has been a prisoner for many ages in the deep. I can see it in your eyes. Lothric, il re sacro. No, questo ancora non l'ho affrontato effettivamente, quindi. Wait, wow. Abbiamo un altro tizzone. Sì. Ah, da solo. Boh, vabbè. Oh, lo scudo di Jorm addirittura aveva a disposizione. Oppure lo scudo grande da ammazza draghi. Nice. Come armi cosa abbiamo di nuovo? Il machete pesante. Vabbè, queste spade mi piacciono. L'ascia pesante dell'ammazza draghi. Niente di che. Probabilmente. Niente di che, dai. E certo che la tratto con cortesia, perché non dovrei. A questo punto, ragazzi, direi che dobbiamo cercare Lothric direttamente. Però prima di andare, a questo punto andiamo al castello, vediamo cosa c'è verso quella strada secondaria che abbiamo visto quando siamo entrati qui, quindi qualche 2-3 episodi fa. E vediamo esattamente che cosa ci attende, anche perché ancora c'è un bel po' di tempo a disposizione. Quindi, perché no? Però, se non sbaglio, dobbiamo tornare indietro. Sì, dovevamo andare. No, dobbiamo andare alla danzatrice. Per vedere esattamente. Evitando un po' tutti questi mob. Ecco qua. Da qui in poi. Guanti di Morn. Va bene così. Che poi mi chiedo se alla fine abbiamo fatto la strada giusta. Beh, penso di sì perché abbiamo azzeccato un boss principale. Non so perché non ho potuto consegnare i tizzoni da nessuna parte, però penso che serviranno, immagino. Ok, sì, è questa qua la strada che avevo visto secondaria. E poi fu così che in realtà non c'era assolutamente nulla. Salve! Non so perché il primo colpo non è rimasto stordito. Pezzo di titanite. Qui c'è un ascensore. Vediamo dove ci porta. In basso. E che cosa c'è qui? Il giardino del re consumato. Ho come l'impressione di aver fatto un errore. Ho fatto un errore, mi sa. No, no, non ho fatto un errore. Cioè, seriamente. Ah, ma dai. Questo video è. Oh, ma che caspita è successo qui sotto? Cioè, letteralmente questo video mi sto ritrovando un sacco di cose all'improvviso. Senza saperlo. Tra parentesi, perché. No, non lo so. No, è una zona velenosa. No, è una zona velenosa. No. Ops, no, ok, però vabbè, pazienza. Ah no, intossicazione, peggio. Ah, potevo anche evitarla tutta. Oh, ma dai. Come la levo? Ah, ok, non facendomi colpire da lui. Ok, prima liberiamoci di sto bestione, poi cerchiamo di capire come levare questa intossicazione. Va bene.
Come la leviamo? Cura e avvelenamento. Cioè, avvelenamento. Andiamo. No. Per l'intossicazione non ho idea di che cosa fare, sinceramente. Vabbè, visto che siamo intossicati, ormai vediamo se troviamo qualcosa. Anello del sacrificio. Vabbè, assai. Sotto ci sono un sacco di cose. Artiglio. Ah. Non ho visto esattamente che cos'era, però mi fido. Va bene. Tanto torniamo full. Per un po' di tempo mi sa che ci dovremo tenere sta roba. Va benino. Però purtroppo dovremmo affrontare questi. Che hanno un pozzo di HP al solito. Però ok. Un'intera combinazione li uccido. Non male, non male. Torno a dire, sono estremamente contento del fatto che abbia potenziato l'arma al massimo. Vogliamo andare di qua per capire cosa c'è? Qui c'è un ascensore, quindi spero che sia una scorciatoia definitivamente. Cioè comunque che ci riporti magari a qualche falò. Perché non sarebbe male levare questa intossicazione di dosso. Inoltre ogni tanto guardo sempre lì. Vedere se la mia posizione va bene. Fermo microfono. Non tremare, non ce n'è bisogno. Dove sono? Dove mi trovo? Ti conosce lo sto posto tu? Oh! No, non lo conosco questo posto. Assolutamente no. Scaglie di titanite. No, non conosco questo posto. Che state facendo esattamente voi? Oh, va bene. Ma alla fine dove sta andando? La maggior parte di questa serie è stata... Ma dove sto andando? Dove sto andando a finire? Cosa sto facendo? Ah! Ok, sono praticamente tornato indietro. Nice! Non avevo nemmeno visto quella porta, sinceramente, quando sono passato di qua. Zero totale. Interessante. Quindi sicuramente possiamo evitare questa intossicazione. E possiamo andare un altro po' avanti. Sapete che vi dico? Facciamo un attimo quella sottospecie di side quest. Andiamo a trovare Patches così invece di utilizzare un altro episodio per fare, tra virgolette, la questline di Sigward. Possiamo andare di qua. Ora, per trovare quel tizio dobbiamo andare alla cappella della purificazione, se non sbaglio. Ce l'ho appena letto, ma non ci ho fatto tanta attenzione, effettivamente. E Patches si trova in un posto che effettivamente avevo già visto. Avevo già esplorato perché avevo girato questa zona abbastanza. Però non avevo visto un piccolo particolare, che in realtà era proprio davanti ai miei occhi. Cioè, un piccolo tetto dove si poteva andare a camminare e si poteva raggiungere direttamente lui, da quanto mi ha spiegato Marco. Che poi effettivamente mi chiedevo, ma dove caspita è buttato? Perché quel povero Sigward è rimasto buttato lì dentro nel pozzo per tutto il tempo. Ci cioè, abbiamo affrontato Jorn inoltre. Mi ha detto che se avessi liberato Sigward avrei... l'avrei trovato lì ad aiutarmi con Jorn. Quindi sarebbe stato un ottimo aiuto. Guardalo, è lì, mi sa. È lui? No, qui ci sono direttamente altri non morti. Ok, pensavo fosse lui. Ok, grazie Arma per questo piccolo troll che mi hai fatto. Tu cosa stavi proteggendo? Cioè, perché eri messo qui? Per niente, così era messo qua di guardia. Va bene.
No, no. Wait, wow. Ovviamente non volevo cadere sotto. Ok, ciao. Scusami, permetti? Grazie. Va bene, usiamo un osso del ritorno perché ho come l'impressione che dovrei rifare un po' troppa strada, onestamente. Dove caspita sono le ossa del ritorno? Eccole. Va bene, quindi ci rivedremo non appena sono tornato lì sopra. Devo ammettere che adesso quando vedo 207 anime guadagnate mi fa un pochettino ridere. Non provate a buttarmi sotto perché mi secco. Mi prego. Chiedo se si sblocca. Ah, infatti. Deve fare la trappola a modo suo. Che andiamo in modalità una mano per il momento. Questa è per prima, tra parentesi. Ok, quindi meglio fare attenzione a questi cosi qui. Così si arriva. Scusami, sono un ospite. Vedo qualcuno che cammina. Ah, ok, è un tizio di quelli che ci sono qui. Però prima proseguiamo un attimo di qua perché ho visto degli oggetti. Ogni volta sto guardando di questi lati perché mi aspetto troppo una trappola, ma non c'è mai nessuno. Lingua pallida. Ah, vabbè. Oh. Ti ho visto con la coda dell'occhio. Vediamo se per puro caso c'è un muro fasullo da queste parti. No. Ok, purtroppo non posso evitare di affrontare quei tizi qui. Quindi vuol dire che cammineremo in modalità scudo on. E andiamo. Non si cade sotto, no? No. Vedi se lo spazio c'è per muoversi. Però non è troppo. Va bene. Soprattutto non devo fare movimenti troppo bruschi. Ah. Va bene così. Tanto non prendo troppi danni. Ok, sono al sicuro. Cioè, ovviamente al sicuro si fa per dire. Però intanto questo quasi becca il backstab. All in de carina. Cioè, schiena sarebbe carina. Gemma benedetta. Ok, mi pare di non averne ancora trovata effettivamente in giro. Però a quanto pare si trovano adesso. Oh mamma mia, affrontare questi tizi così non sarà una bella cosa. Posso andare all'indietro? Sì. Mi sposto verso di qua, così sono sicuro di non cascare sotto. Almeno un minimo. Un minimo sicuro. Non troppo. Cioè, mezz'ora per crepare e darmi le anime. Anche perché non so se droppano qualcos'altro di interessante questi. E quello è un po' diverso. Ha una balestra o sbaglio? Sì. Sì, prendi la mazza. Aspetta a me. Aspetta, ancora vivo sei. Vabbè. Domanda adesso è dove dobbiamo cascare? Oh, è lì. No! Ok, non si scende da lì. Ho appena avuto la mia conferma. Oh. Wow, questa volta l'ho bisciottato questo. Va bene. Anime recuperate, l'importante è questo. E allora, come scendiamo esattamente lì? Forse da lì? Effettivamente potevo un attimo pianificare la cosa, però appena ho visto Patches, ad essere sincero, mi è venuto il sangue agli occhi. Perché mi ha ingannato. Mi ha fatto del male a Sigurd.
Quindi vendetta. Vediamo se mi attacca direttamente oppure parla prima. Ehi. Yes, hello. I don't believe we've met. I'm Patches. Unbreakable Patches. You seem to be un... Do you have business? Oh, yes. Of course. It's coming back to me now. Oh, I'm so sorry. That was my hand, as you know. But the deed, regrettable. Truly. Look at you. All's well that ends well. Yes, we'll be fine. Yes. Now, just a little trinket. You should know. If you're as unkindled as you look... Dov'è l'armatura di Sigward? Perché adesso devo comprargli praticamente l'intera armatura. Però... Allora, questo... 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 E questo, immagino. Non mi ricordo se aveva qualcos'altro. Lo vorrei uccidere, se devo essere sincero, perché ho come l'impressione che mi farà qualche altro scherzetto. Tanto prendiamo anche questo. Thanks. Lo voglio uccidere. Lo voglio uccidere. Lo voglio uccidere. Però ho paura che combini qualche danno per la questline. Ma che è tutta sta roba? Mamma mia, ma che vi hanno fatto? Ma tornate in vita oppure è una mia impressione? Caso è a causa tua? Pietra rossa. No, è che ce n'erano tanti. Oh, si può aprire questa porta? Interesting. Dove siamo? Oh, dai, non ci credo, c'è un falò. Wow. Ma non posso farlo perché questo mob picca di Hazel. Coradic Santus, elmo delle spine. Ah, l'armatura delle spine. Interessante. E tu chi sei? Oh, Rosaria, madre della resurrezione. Ok, un altro patto. Dita di Rosaria. Va bene. Cosa? Ridistribuisci caratteristiche? Cambia aspetto. Oh. Questo è interessante come cosa. Molto interessante. Davvero? No, assolutamente no. Però è molto molto carina come cosa. Ci tocca l'impressione di... Ah, ok. Pensavo di aver disabilitato il falò completamente. Ok, adesso proviamo ad andare a Sigward e vediamo se possiamo salvarlo. Era qui. C'era il pozzo. Quindi da un certo punto di vista stiamo andando anche a salvare quel poveretto che è cascato lì sotto. Wow. Almeno credo che sia la sua armatura che lo salverà. Vediamo. Vediamo se è vero. Ancora qua stai. Tieni. Oh, my armor. My deepest gratitude. With my trusty suit of armor, I'll be out until we meet again. Wow. Scusami, ma perché adesso che hai l'armatura te ne puoi andare? Cioè, per quale motivo? Quella risata inoltre era stramalefica. Mi piace. Ok. Adesso voglio andare all'altare del vincolo e vedere se quel tizio è tornato finalmente da Irithyll. Così magari il prossimo episodio avremo a che fare con un drago. Inoltre abbiamo sbloccato una chiave che effettivamente non avevo capito. E tu chi sei?
Hmm. I see that you are now a finger of Rosaria. Uh-huh. Your path is wholly different to mine. Gentle and kindled. If we meet again... Ma chi cacchio sei tu? Oh no, non è ancora tornato Gerard. Ok, probabilmente dovrò fare qualcos'altro. Comunque, ok ragazzi, direi che per questo episodio può bastare così. Spero che vi sia piaciuto. In generale vi invito a lasciare un like, un commento qui sotto e iscrivervi al canale per altri video che arriveranno molto presto. E inoltre vi invito a... Oh, ho sbloccato a quanto pare l'ultima Estus che potevo fare. Comunque, vi invito a leggere la descrizione qui sotto per le altre informazioni sul canale, soprattutto sulla pagina Twitch, perché a breve riprenderò a fare streaming direttamente. E per il resto direi che per il momento può bastare qui. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!